più mimetica, Sean Wenger Stefan, mi scuso per la pronuncia, viene da Merano, anche lui con A10 Warthog, sempre dell'Amibo. Stefan utilizza due turbine BF da 11 kg. E decolla per primo invece Tosh Kurt con due turbine Frank DJ-74S da 17 kg di spinta l'una. Allora, per il pubblico e per capire i due piloti, Tosh Kurt è l'uomo che ha i pantaloncini corti e che ha la 10 con la livrea mimetica a bassa visibilità, quella tutta grigina per intenderci. L'altro invece, il nostro amico Sean Wenger Stefan, ha i pantaloni e la maglietta nera ed è quello più esterno, vedete, in mimetica. Qualche dettaglio sul A10, macchina assolutamente straordinaria, costruita appositamente per il Close Air Support, che non significa altro che essere da supporto alle truppe militari a terra. Progettata negli States, una delle caratteristiche principali doveva avere un altissimo tasso di sopravvivenza al fuoco proveniente a terra. Il pilota è completamente all'interno di una conchiglia completamente costruita in titanio. La posizione dei motori, vedete, nella parte superiore posteriore è stata appositamente dai progettisti messa in quella posizione perché è la posizione che li protegge maggiormente. Qualsiasi fuoco proveniente da terra prima deve attraversare la struttura, la cellula dell'aereo prima di arrivare ai motori. I serbatoi, che sono tutti quanti di tipo autostagnante, sono distribuiti non solamente nell'ala ma anche in altre sezioni della macchina in maniera tale che qualsiasi colpo ricevuto dia sempre la possibilità di sopravvivere alla macchina, quindi avere un qualche serbatoio diciamo non colpito. La parte della coda può essere asportata fino quasi al 50% senza che questo aereo possa cadere. Ed eccoli qua con i flare bellissimo lanciati. Inizia anche un programma che ci fa vedere queste due riproduzioni nel vivo della loro attività. Voi sapete che macchine come queste devono difendersi soprattutto dai missili a guida infrarossa e per questo si lanciano i flare, che sono questi effetti pirotecnici che servono a confondere naturalmente il missile a guida infrarossa. Avete sentito, eccolo qui, i passaggi con il cannone, un GBU Avenger da 30 mm e nel caso particolare è un cannone della Maxotronic, elettronico, della Maxotronic prodotto in Austria. Eccoli qua, vedete proprio la luminosità anche dei colpi. Il velivolo è costruito ancora flare, guardate qui sulla sommità nostra. Mamma mia, stupendo. Fantastico. Il loop, capito, io ho fatto. Sono le 12:15, sono le 12:15, quindi potrebbe anche arrivare vicino, non so se siamo collegati con Filippini, è qui sopra? Forse lui? Vediamo un attimo, intanto continuiamo a vedere i nostri Warthog, che significa facocero, che pilotano queste macchine, dicono che è ancora un aereo costruito, cioè che viene volato un po' dai veri piloti.
dica come un po' si sente, con poca elettronica a bordo per quanto riguarda naturalmente il, come si dice, il volo, ma soprattutto con un volo estremamente istintivo che deve avere a che fare con un pilota. Passa Tosh Kurt, mi sembra, con saluto al pubblico, e successivamente eccolo qui che saluta Schoenberger Stefan con il suo A10, macchine di 24,9 kg, circa 3 metri di apertura alare. Tosh dovrebbe essere il primo all'atterraggio, vediamo se sarà un atterraggio o un passaggio. Vi ricordo che questi hanno due turbine a bordo. Bellissimo, guardate l'atterraggio sui due punti. Attenzione perché dietro c'è Stefan, quindi Tosh deve liberare pista. Stefan sceglie giustamente l'erba per cercare di non impattare. Eccoli qua, due straordinari personaggi, un applauso per l'impegno, il lavoro e lo spettacolo che ci hanno regalato. Allora sto guardando adesso sulla verticale, dove potrebbe essere